parli di Porcellum, caro Vito, vorrei rimanere sul tema e porto un esempio lampante. Io ho i dati delle regionali forse un po' più consistenti. Il vostro consigliere regionale è stato eletto con 300 e rotte preferenze su 19.000 e rotti voti provinciali. È un partito quindi che sa guadagnare terreno sui massimi sistemi, ma quando siete in Parlamento siete considerati tale, non è che dovete vergognarvi, facciamo così, facciamo una convenzione, questa sera vi definisco partito, me lo consentite per favore? Siete un movimento, va bene così? Ok. Come la Lega. Siete un movimento come la Lega, indipendentista, che noi siamo un popolo strano, gli italiani, che elogiano la Catalogna, che cerca l'indipendenza con le catene umane di 400 chilometri. Di unione. No, scusate, io guardi che sono qui e vi ascolto, perché devo anch'io imparare alcune terminologie, non lo faccio peraltro, anche perché da consigliere nazionale dell'ordine mi sono dovuto anche studiare le vostre varie proposte sull'abolizione dell'ordine in passato e quindi ho dovuto imparare per forza. E stavo dicendo, qual è la formula giusta per venire a capo di questo nodo? Che è la riforma elettorale. Il Porcellum, abbiamo detto, non rappresenta nessuno, cioè ci fosse stato al posto i Maccabiani, Laura Gamba, Beppe Spatola, Carlo Muzzi, il risultato non sarebbe cambiato, così come è successo drammaticamente anche in Parlamento, dove le vostre le parlamentarie hanno consentito di avere una rappresentanza forte a Brescia. Oggi si dice torniamo al Mattarellum, quindi un uninominale che metterebbe a rischio la rappresentatività del movimento, secondo voi sì o no? Perché il collegio uninominale, sappiamo le regole, è una sorta di maggioritario comunque tosto, da cui anche un solo voto, una sola preferenza e magari anche una di quelle amicizie pericolose che magari possono vantare i partiti politici potrebbero strapparvi dal territorio. Qual è quindi la proposta che state portando, state pubblicizzando in Parlamento e qual è, potrebbe essere la via d'uscita onorevole per arrivare presto a una riforma e tornare alle urne, che forse è la cosa migliore da fare in questo momento? Allora, noi la via d'uscita l'abbiamo presentata in più di un'occasione. La prima, te l'ho detta, nel senso che la prima proposta che avevamo fatto e che adesso sembra che ritorni in auge, era quella semplicemente di affrontare i rilievi di dubbia costituzionalità che erano stati sollevati sul Porcellum. Potevano essere fatti subito, così come la preferenza, così come le maggioranze differenti, che erano state fatte, maggioranze differenti in funzione di una riforma poi non attuata, che era quella della riforma federalista verso il Senato, un Senato delle regioni, e pertanto aveva un senso due maggioranze diverse, con competenze diverse. E affrontare quindi questi due argomenti. E questa cosa è stata reputata non fattibile. È stato reputato non fattibile anche un eventuale ritorno al Mattarellum come clausola di salvaguardia, attenzione, non era una riforma ad optimum. C'è stato detto che anche in quel caso c'è stato detto no, voi non capite, perché questo è il passaggio, voi siete ingenui, siete delle persone che siete arrivate adesso, non è così che si fa. Prima si fanno le riforme costituzionali, la legge elettorale deve conseguire alle riforme istituzionali, perché a seconda di come fa la riforma la legge elettorale deve essere omogenea a quella riforma. E così è stato bocciato anche il secondo passaggio Mattarellum. Adesso, di punto in bianco, nel momento in cui Berlusconi viene condannato, perché il motivo è quello e non ce lo nascondiamo, non c'è altro, nel momento in cui c'è una crisi di governo pronta, è una questione di giorni e sarà crisi di governo e non ce lo nascondiamo, è così. A questo punto la legge elettorale diventa l'urgenza, non più una cosa da fare presto, prestissimo, con procedura d'urgenza. In Senato è stata avviata la procedura d'urgenza che dimezza i tempi, noi entro 15 giorni dobbiamo portare in aula la legge da approvare, la legge elettorale. Questo è stato fatto immediatamente da questa maggioranza, fatta da questi partiti, che hanno come unico obiettivo, e l'hanno detto chiaro e tondo prima di queste elezioni, che la riforma elettorale che avevano pensato era per far sì che il movimento non avesse quell'effetto
travolgente che ha avuto in questa occasione. E quell'effetto anche dirimente di eventuali maggioranze. Quindi come facciamo a fidarci? Come facciamo ad affidarci a questa gente? Come facciamo? Assolutamente no, per questo abbiamo chiesto elezioni subito. Elezioni subito, immediatamente. Non è una questione di porcellum o non porcellum, è una questione di staccare immediatamente la spina a questa, o questo obbrobrio, a questa, come l'ho definita, napolitanata, perché questo è. Lui ha definito il peggior presidente della Camera, vogliamo nascondere qualcosa sul Presidente della Repubblica? Su che cosa, sulle cose che sono capaci di fare? Cioè, sul Presidente della Repubblica, adesso non vorrei essere offensivo, però degli appunti li ho presi sulle cose fatte dal Presidente della Repubblica, ma anche dal Partito Democratico. Adesso, no, li avevo presi prima, avevo solo questo, per cui no, li ho segnati veramente, ma potremmo fare un elenco infinito, possiamo srotolare tutto il rotolo, sicuramente. Ora ovviamente questa notizia domani passerà come vilipendio al Presidente della Repubblica e sarà l'unica notizia, no, non da voi magari. Ma meno male che non hai portato l'ufficio dove l'ufficio di gabinetto, sì. Ecco, questa è un po' la situazione. Poi stiamo lavorando anche sulla legge elettorale, ma la legge elettorale che facciamo noi non è una legge elettorale che scriviamo nelle segrete stanze. Questo ve lo dico, per la legge elettorale potrete contribuire voi, in quanto si avvia un percorso adesso in cui ci saranno una serie di step in cui tutti potranno dire la loro sui passaggi fondamentali per formare una legge elettorale che sia dei cittadini. E non abbiamo mai pensato a una legge elettorale mai in funzione di un risultato che possa avvantaggiarci o non avvantaggiarci. Questo mai, anche in tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, sempre.